Bentornate e bentornati, benvenute e benvenuti ai nuovi approdati su questo canale. Dal 1 febbraio del 2016 sono stato il primo in Italia, che se ne dica, a pubblicare il video Flat con la tematica della Terra piana, il meraviglioso regno che ci ospita. Sono stato etichettato come terrapiattista dagli altri. Mi sono rinominato come terrapianista e poi come libero ricercatore. Le etichettature sono sempre decise da altri come il termine complottista. In realtà complottista, vocabolo ideato dalla CIA per chi non era in linea col loro pensiero, è colui che crea il complotto. E sia sul canale Audio Spreaker che sul mio libro Il Risveglio trovate complottologo, termine ideale per chi cerca e scardina i complotti. Questi 7 anni di ricerche, di traduzioni e di analisi sono riepilogate nella fantastica playlist Storia perduta della Terra piana, mentre per le ricerche delle varie tematiche avete a disposizione le molteplici playlist e il fornito indice alfabetico dal menu del sito www.tinelli.eu. Chi segue queste ricerche è a conoscenza che governi ed autorità scientifiche hanno messo in atto da secoli una grande rete per pescare gli esseri umani ed indirizzarli a loro piacere in modo da renderli schiavi mentalmente e spiritualmente. Le reti servono per pescare, non per essere pescati. Ma riflettete da che parte state. Usate solo la rete per vedere, ascoltare e tenervi informati con informazioni di altri. Come le mie informazioni, anch'io uso la rete per diffondere, non ho altro mezzo, perché mi sento come un pesciolino che è scivolato fuori da questa rete e che nuota controcorrente nel tentativo incessante di chi ancora non ha compreso che è stato pescato ed è rimasto intrappolato nella rete. Hanno iniziato con le religioni e con le scritture della Bibbia. Cercate versetti su indice alfabetico per scoprire come hanno manipolato questi tomi. Poi sono arrivati quasi insieme radio, televisione e scuola obbligatoria. Non fanno istruzione, ma distruzione mentale. Sapete che la storia è scritta dal vincitore e viene scritta da uno dei nemici che ha sconfitto gli altri, magari con guerre sanguinose, come quella in atto. Su indice alfabetico cercate governi, oppure NASA e i governi sanno il segreto della Terra piana, o perché non accetto i governi, e capirete che tutte le guerre sono state fomentate grazie alle menzogne. E la cosa si sta ripetendo. Trovate anche la televisione controllo di massa, controllo mentale, addirittura attraverso brevetti depositati. E ci sono riusciti alla grande. Poi è arrivata la finestra sul mondo, Windows. Con questi due strumenti, TV e Windows, dietro c'era ancora Bill Gates con la Microsoft. Hanno iniziato a farci vedere il mondo da casa nostra, comodamente seduti sul divano, limitando così le nostre proprie capacità di muoverci e girare per conoscere veramente il mondo e di accettare semplicemente ciò che altri, alla guida della rete, hanno deciso e stanno tuttora decidendo di mostrarci, spesso con l'ausilio di manipolazioni, di animazioni. Poi è arrivata l'IA, intelligenza artificiale, che attraverso i molteplici device e le incessanti app, autoapprendenti come TikTok ad esempio, informatevi su questo, ha preso il sopravvento sulle libertà individuali degli esseri umani, incapaci ormai di creare e ragionare con i propri pensieri e di fare le proprie scelte. Un gregge che, nonostante quello che sta succedendo da oltre 2 anni, segue e crede ancora ai governi, alle istituzioni mondiali di una globalizzazione programmata da entità malefiche. Un gregge ignaro che è indirizzato verso un destino inumano. Sforzatevi. Fate uso prezioso di quanto trovate pubblicato attraverso indice alfabetico. Non limitatevi ad usare cellulari o iPhone. Imparate ad usare e gestire PC e Mac. Siete ancora in tempo, anche se ormai la rete è talmente stretta che non passa più nemmeno l'acqua per permettere al pesciolino di nuotare e di informarvi.
Buone ricerche, amici miei, amiche care.